Come avete sentito, agli incontri non ha partecipato il Movimento 5 Stelle, su cui la cui scelta c'è stata discussione all'interno del Movimento, ma oggi sul blog di Beppe Grillo l'attacco più forte contro i telegiornali e contro i direttori della RAI. Servizio di Monica Giandotti. La decisione di non andare all'incontro con il ministro Orlando è stata il frutto di un dibattito interno a cui hanno partecipato anche Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. La precisazione dei parlamentari delle commissioni giustizia di Camera e Senato arriva dopo che dal blog il leader aveva comunicato lo stop al confronto scrivendo: nessuna discussione con chi fa le riforme con Berlusconi. Ma alcuni parlamentari starebbero decidendo di far arrivare ugualmente al guardasigilli le proposte sulla reintroduzione del falso in bilancio, sull'antiriciclaggio e sulla corruzione. Il ministro già conosce i nostri documenti, precisa Maurizio Buccarella, contrario all'incontro. Ora lo aspettiamo alla prova dei fatti. Sedersi ad un tavolo non ha più senso. Ma oggi l'attacco più duro riguarda l'informazione. Porta la firma del senatore Alberto Airola, membro della commissione di vigilanza RAI. Sul blog pubblica un post contro il servizio pubblico radiotelevisivo chiedendo le dimissioni di tutti i direttori dei telegiornali. Gentaglia che pagherà, scrive Airola, operano per una informazione da dittatura sudamericana. E poi prosegue, c'è una oligarchia di dirigenti ed una pletora di giornalisti, ovviamente non tutti, specifica, servi del potere politico del PD e delle larghe intese. Immediata la reazione di Viale Mazzini. L'azienda stigmatizza l'ennesimo attacco all'informazione e ai direttori del servizio pubblico, si legge in una nota. Fatta salva la libertà di critica, è inaccettabile che un movimento politico prosegua la sua campagna denigratoria nei confronti dell'informazione RAI. Volgarità criminali, scrive il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Enzo Jacopino, riferendosi alle parole usate dal senatore Grillino. Poco fa Beppe Grillo pubblica un altro post in cui scrive: giornalisti falsari andate in quel posto, e questa volta se la prende con i cronisti che riportano i virgolettati di persone di cui non rivelano il nome per tutelarne la riservatezza.